Ciao italiani, ringrazio il CNG per avermi dato voce e averne data alla comunità sorda nei confronti della società, per capire come i giovani sordi procedono tutti i giorni. Io, come presidente Gianluca Grioli, questo è il mio segno nome, voglio affermare che in questa emergenza Covid-19, non molto bella, ha dato a noi comunità sorda molte difficoltà, soprattutto per quanto riguarda l'accessibilità. Nella vita quotidiana possiamo di persona risolvere i problemi. In questa situazione invece, dove siamo tutti chiusi in casa, alcuni servizi sono inaccessibili, altri un pochino meglio e altri incerti. Ora ci saranno i miei colleghi ad affrontare diverse tematiche. La difficoltà più grande è quando ci troviamo di fronte a una persona con la mascherina. La mascherina copre la bocca e noi sordi siamo abituati a leggere il labiale. E con la mascherina questo è impossibile per noi. La comunicazione è impossibile e quindi non riusciamo a comprendere cosa ci viene detto. Questa è una difficoltà. C'è però una soluzione, ci sono le mascherine trasparenti che permettono di poter leggere il labiale. La comunicazione avviene, ci tranquillizza e tranquillizza anche l'altra persona. In questo modo la comunicazione può continuare e possiamo comprendere tutti. Questa soluzione non deve valere solo per il coronavirus, ma può essere utilizzata anche quando si va dal dentista e lui ci parla. E con la mascherina trasparente noi possiamo comunicare con chiunque. Questa è l'accessibilità che ci serve. Ora parliamo di accessibilità in TV per quanto riguarda i diversi canali. Già prima del coronavirus le difficoltà erano diverse, i sottotitoli non erano completi, la presenza dell'interprete non era sempre frequente, i sottotitoli essendo in diretta non sempre le parole sono scritte in modo corretto e possono essere saltate delle parole. Abbiamo già cercato insieme alla RAI e altri programmi di trovare insieme una soluzione, cercando di trovare un modo corretto. Però con il coronavirus c'è stato un primo grande passo. Durante gli annunci della Protezione Civile è stata inserita l'interprete. Questo per noi è stato un primo passo per l'accesso alle informazioni e siamo riusciti a seguire il susseguirsi degli annunci. Qualche volta c'è un problema di inquadratura, si tende ad inquadrare il protagonista e a dimenticarsi dell'interprete, ma sicuramente dobbiamo ringraziare Lens che si è attivata per tutto questo. Noi siamo cittadini come tutti i cittadini italiani e abbiamo diritto ad avere le stesse informazioni degli udenti. Il primo discorso pubblico affrontato dal governo con Conte aveva i sottotitoli, non erano chiari e non c'era l'interprete. E non essendo molto contenti, abbiamo cominciato a richiedere un maggior servizio. Nel secondo discorso, infatti, mentre il discorso di Conte procedeva in TV, sul canale YouTube in diretta era possibile veder segnare l'interprete. Il problema però sorgeva per le persone anziane, che con la tecnologia e i social network non sono molto pratici e quindi perdevano queste informazioni. Quindi abbiamo fatto notare l'esempio della Francia, dove durante il discorso del loro presidente c'erano i sottotitoli e l'interprete. Dimostrando questo format, siamo riusciti ad ottenerlo anche noi. In conferenza ora c'è Conte e l'interprete nel riquadro e anche i sottotitoli. Questo ci ha tranquillizzato tantissimo, ma c'è ancora una cosina che non va. Il riquadro dell'interprete è molto piccolo e quindi spesso dovremmo usare una lente di ingrandimento, ma per noi questo è stato un grande passo. Non è un'accessibilità completa, ma per noi è già tanto. Spero che tutto questo possa migliorare. Invece i piccoli sono a casa e sappiamo che non è semplice. Bisogna seguirli nei compiti, con la didattica a distanza, non possono giocare fuori liberamente, sono in casa. Non hanno contatto con gli amici, però una fortuna c'è. Grazie a Rai Yoyo, con i protagonisti Lampadino e Caramella, c'è il cartone in diretta in lingua dei segni. È un cartone animato adatto a tutti i bimbi, anche con altre disabilità. Questo porta gioia ai bimbi che possono guardare la TV e il cartone. E poi ho visto che sui social network sono aumentati i video in lingua dei segni di volontari che traducono o diverse associazioni che raccontano favole in lingua dei segni ed è veramente bello vederne tanti. Voi bambini, giovani e adulti, se non sapete cosa fare in questo periodo, ad esempio potreste imparare la lingua dei segni. Può servirvi sempre in diverse situazioni. Ad esempio, quando siete distanti e non sentite bene la voce dell'altra persona, che ha la mascherina in questo periodo, con la lingua dei segni potete comunicare, oppure si può segnare anche sott'acqua.
Ma anche se incontrate una persona sorda e voi avete la mascherina. Conoscere la base di questa lingua è una grande speranza per noi sordi. In questo periodo di coronavirus ci siamo trovati ad affrontare tanti problemi che fino ad ora non sapevamo. Ad esempio nelle scuole con i bimbi sordi, io sono un assistente alla comunicazione e le difficoltà sono tante. Nella didattica a distanza non può essere adatta alle persone sorde senza l'interprete o l'assistente alla comunicazione che traduce le lezioni. L'accessibilità per le persone sorde è veramente ancora tanto complicata. L'interprete in TV è sempre sporadica, ancora troppo poche. Allora, alcune di noi interprete italiane abbiamo deciso di comune accordo di tradurre in modo volontario dei video di YouTube o dirette TV. Così come per noi udenti, alcune informazioni sono importanti, lo sono anche per le persone sorde. Per poter dare massima accessibilità, i problemi ci sono sempre stati, ma in questo periodo di emergenza si affrontano argomenti troppo importanti tutti i giorni ed è impossibile da non tradurre. In questo periodo di emergenza Covid-19 è importante il tema del volontariato. I giovani sordi vorrebbero aiutare nella protezione civile, nella Croce Rossa o nelle altre associazioni di volontariato, per poter lavorare con loro e aiutare per il bene nazionale. Ma purtroppo a tanti sordi è stato impedito tutto questo a causa delle mascherine. La difficoltà comunicativa è enorme e quindi ci siamo arresi. Questo è un peccato ed è per questo che spero che in delle mascherine future trasparenti, così che noi sordi possiamo tranquillamente aiutare la protezione civile. Un altro aspetto importante è la donazione del sangue. Chi è guarito dal coronavirus deve donare il sangue perché al suo interno ci sono degli anticorpi che donandoli alle persone malate, in questo modo la lotta contro il virus sarà più semplice da combattere. Il terzo aspetto importante riguarda gli anziani e gli immunodepressi. Le persone fragili. Loro sono molto a rischio e facilmente contagiabili. Bisogna cercare di aiutarli, ma come? Andando al posto loro a fare la spesa in farmacia, portandogliela a casa. Questo è un aspetto molto importante del volontariato. Se tutti insieme saremo uniti, riusciremo a combattere il virus più facilmente. Durante questa emergenza c'è un diritto che non è pienamente riconosciuto e tutelato, il diritto alla salute. Chi si sente male o ha dei sintomi, deve chiamare il numero previsto per ogni regione. Ma i sordi non possono telefonare, anche di notte, se ci si sente male non si può far nulla. In qualche luogo ci sono dei servizi, il servizio ponte, delle applicazioni per la comunicazione, ma non basta. Non è un servizio a tempo pieno, ma ad orari limitati. Noi sordi siamo tanti e il servizio è minimo. Le linee spesso sono intasate anche dalle telefonate degli udenti e noi sordi troviamo spesso occupato e ci viene detto di riprovare più tardi. Allora riproviamo, ma è sempre occupato, di nuovo occupato, possiamo riprovare 2 o 3 volte, massimo 4, ma poi ci arrendiamo. Il diritto alla salute e alla comunicazione per la pronta emergenza non è quindi riconosciuto. In questo periodo che i contatti sono impossibili, anche chiedere aiuto alla vicina di casa è diventato impossibile. Come si può fare? Credo sia necessaria una piattaforma online con contatto diretto per noi, con medici ed infermieri, così da tutelarci. La difficoltà per i sordi è nell'accessibilità, il bisogno dei sottotitoli e degli interpreti di lingua dei segni per comprendere i dialoghi. Ed è per questo che devo ringraziare la pagina Facebook delle interpreti di lingua dei segni che ci traducono le informazioni. E grazie all'Ente Nazionale Sordi che ha lottato tanto con il governo e con Conte per la presenza dell'interprete anche durante le conferenze della Protezione Civile. Noi siamo contenti per le maggiori informazioni che riceviamo. Quello che ci dispiace sono i commenti negativi e di presa in giro nei confronti dell'interprete. Abbiamo capito che le persone non sono abituate a questa figura, mai presente, perché in realtà il problema è nel non riconoscimento della lingua. Spero che le persone riescano ad abituarsi, perché l'interprete svolge un lavoro di traduzione per le persone sorde, un servizio che negli altri paesi europei e nel mondo c'è già. Spero presto nel riconoscimento della lingua dei segni. Avete visto i miei colleghi? Hanno affrontato tematiche e problemi diversi. Alcuni problemi li abbiamo risolti, altri vedremo con il tempo. Però c'è stato un cambiamento positivo, si sono aperte delle possibilità per la società sorda, poter essere informati delle situazioni attuali. Voglio ringraziare tutte le persone che stanno lavorando per permettere alla società sorda di informarsi.
Spero che l'emergenza coronavirus possa presto sparire, ma spero che i servizi possano restare tali, così da permetterci una maggiore qualità di vita, seguendo tutte le situazioni quotidiane. Bisogna essere uniti e forti oggi, con lo scopo di poter lottare tutti insieme domani. Ciao a tutti italiani!